Sette pani, sette. Il numero sette è simbolico. I numeri non sono solamente numeri. I numeri sono simboli. Il numero sette compare sia nei due racconti di Matteo sia in Luca. 5 più 2, 7, 5 più 2. Simbolico rimanda ai sette giorni della creazione, cioè non ci vuole molto. L'ho fatto presente a un altro biblista e lui mi ha detto ma probabilmente poteva essere che fossero effettivamente 5 pani e 2 pesci. E siccome era così ha scritto 5 più 2. Ma non è così, perché gli evangelisti scrivono 70 anni, 90 anni dopo, e quindi c'è un messaggio e tutto quello che viene scritto è centellinato. E il numero, per me, ma non solamente per me, a quei tempi era simbolico. I testi rimandano alla creazione. Ci sono i pesci, vengono distribuiti, si mangiano in Marco e in Luca. In Matteo no. Io preferisco Matteo. Preferisco Matteo per la mia sensibilità. Ci ho fatto una predica su questo. L'abbiamo avuto tre o quattro, un mese fa circa. Sì. Gli ho detto, parlavo un discepolo, senti, abbiamo distribuito i pani, abbiamo fatto una grande fatica, sono anche nauseato del pane, vorrei mangiare quei bei pesci che avevamo... Dove li hai messi? Dove sono andati a finire? Lo sappiamo che sei un mangione e un beone, lo dicono anche gli altri, è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e delle prostitute. Li mangiati, li mangiati tu. E poi ci hai bevuto anche un po' di vino. Allora, dove sono i Matteo? Che fine hanno fatto? Cinque sono i primi cinque giorni della creazione. Il sesto, cinque c'è la creazione dei pesci anche. Compare, bisognerebbe andare a controllare. Comunque il sesto c'è la creazione dell'animale terrestre e dell'umano. Il settimo è il sabato. Occorre entrare nel sabato. Si entra nel sabato se corrispondiamo all'immagine di Dio. Mitezza. Un pasto mite. La risposta di Gesù, che non c'è nel Vangelo, l'ho data io, ci sono messi a ridere, vuol dire che ascoltavano. La risposta di Gesù è che i due pesci siamo io e te. Sono io e voi i miei discepoli. Che distribuiamo i pani, un pasto mite. Ce n'è per tutti e ne verrà raccolto alla fine. Ce n'è per tutti e ce ne rimane. Se c'è mitezza, se c'è rispetto. Marco e Luca però mangiano i pesci. E qua c'è una grande sensibilità. La religione cristiana non è una religione che impone pasti vegetariani. Non l'ha fatto e non lo farà mai. Anche se ci sono stati, soprattutto all'inizio del cristianesimo e anche dopo, sono stati stati dei santi, persone, molte, poche, non importa, che hanno colto un significato di mitezza nel pasto. Io dico ai miei seminaristi, hanno mangiato i pesci, sì, hanno mangiato i pesciolini. Noi questi pesciolini li abbiamo fatti diventare balene. Salta su un altro e dice, cosa vuol dire? Salta su uno, gli risponde l'altro. Vuol dire che se non fossero stati lì dove erano, avrebbero trovato delle balene e avrebbero distribuito le balene. Questi sono i nostri seminaristi. Cioè il pesciolino, con il pesciolino, dal pesciolino si allarga l'orizzonte, si svuotano i mari, gli oceani, come stiamo facendo. Stasera l'ho detto al mio teologo, quando mangi il tuo tonno, ricordati che con la scatoletta di tonno mangi anche un metro quadrato di roba che è stata buttata. Ne sei responsabile. Cooperi alla distruzione.
lo devi sapere. Se non lo vuoi sapere, te lo dico io. Però ci sono i pesciolini. Dobbiamo essere sensibili, tolleranti e riconoscere che c'è anche questo. Non dobbiamo scandalizzarci. Gesù ha chiesto del pane, gli hanno dato dei pesciolini e secondo Marco e Luca ha distribuito anche i pesciolini. Altri testi scomodi, Atti 15, è il primo concilio della Chiesa. C'è una questione tra le chiese giudeo-cristiane e pagano-cristiane. Le chiese giudeo-cristiane, comunità giudeo-cristiane, provengono dal giudaismo e quindi c'è la questione del cibo. Non possono mangiare animali soffocati e debbono mangiare animali macellati. Questo per i pagani non aveva significato, quindi c'è un conflitto all'interno delle comunità. Si chiede di astenersi dagli animali soffocati e dal sangue e poi dagli idolotiti. Gli idolotiti erano carni sacrificate agli idoli. E qua si chiede di non mangiare quelle carni perché c'è un sacrificio fatto ad un idolo, quindi c'è nel contesto dell'idolatria ed è bene non mangiare quella carne che era poi venduta al mercato. Però si sapeva molte volte che era carne proveniente da sacrifici che poi venivano fatti agli idoli. Gli idolotiti ricompaiono in Prima Corinzi e poi ricompaiono in Apocalisse. Si chiede, Paolo è più complesso, però in fondo Paolo dice occorre rispettare la coscienza di colui che se sa che è carne immolata agli idoli e mangia quella carne, pecca. Quindi quando ti trovi a mangiare in casa di un pagano della carne che sai che è stata offerta agli idoli e lì è presente uno che ha dei problemi di coscienza, tu non mangiarla. Rispetta la sua coscienza. Però, testi scomodi, se non si possono mangiare carni immolate agli idoli, animali soffocati e animali non sgozzati, vuol dire che gli altri si possono mangiare. Vuol dire che comunque in queste comunità non c'era la questione del mangiare carne o non mangiare carne. Il messaggio è penosissimo perché non è quello il messaggio, assolutamente. Anche se si dice che bisogna rinunciare a mangiare carne, bisogna fare qualche sacrificio. Io in una delle mie prime prediche, che ero in una parrocchietta a Meletole, ho detto, ma mangiate carne, ingozzatevi e così dopo andate all'ospedale e così dopo vi purificate. Per dire che non è la questione della rinuncia, dell'ascesi, ma è la questione della mitezza. Genesi 1. Ci arrivo alla fine. Allora qua ci sono, nella comunità di Roma, delle persone che compiono un cammino di ascesi, mangiano solamente legumi, non bevono alcolici e giudicano male quelli che mangiano carne e bevono alcolici. E quelli che mangiano carne e bevono alcolici giudicano male gli altri. Ideologia.